Ma dunque, intervenire sulla città di Varese è molto complesso, come tutte le città europee, sono piene di problemi, sono piene di contraddizioni, ma sono piene anche di speranze. Io credo che la nostra generazione debba guardare criticamente quanto c'è stato in passato, riconoscere anche i propri limiti di intervento, in particolare rispetto alla complessità dei problemi e rispetto alla rapidità delle trasformazioni che sono venute, e concentrarsi su uno, due, tre grandi temi che sono aperti in modo tale da dare delle indicazioni progettuali per la costruzione del futuro. Quindi il mio consiglio è che l'amministrazione, riconosca, studi questi problemi cruciali e intervenga con forza progettuale, attraverso il progetto, quindi, a offrire una nuova qualità di vita per le generazioni future. Sono spunti estremamente importanti di cui ne terremo conto proprio per andare a disegnare, come ha detto oggi in conferenza il professor Botta, non tanto a Città Nesso insieme quanto alcuni interventi puntuali che però proprio per la loro localizzazione e per la loro importanza saranno elemento generatore di altri cambiamenti della città. Gli spunti che ci ha dato il professor Botta e tutta l'Accademia di Mendrisio sono certamente interessantissimi e ci invitano a guardare la nostra città con un occhio un po' diverso e ci richiamano una necessità. Abbiamo bisogno di coraggio in questo momento. Varese ha bisogno di osare, deve osare pensare il proprio futuro, perché è solo avendo questa forza e questo coraggio che si può costruire un futuro ordinato e utile. L'alternativa è quella che il futuro saremo costretti a subirlo ed è un futuro in cui i problemi crescono, le dinamiche e i cambiamenti sono rapidissimi e senza una capacità di pensiero, di riflessione, di lungimiranza, il risultato non potrà essere buono. E allora l'auspicio che io faccio, anche un po' l'appello che faccio a tutte le istituzioni, in particolare a quelle che hanno una responsabilità nel governo del territorio, è di non avere timore, di non lasciarsi vincere dalle titubanze, dai tentennamenti, dalle difficoltà, ma di osare pensare e costruire un futuro diverso, magari correndo anche il rischio di fare qualche errore, ma avendo innanzitutto il desiderio di fare le cose fatte bene. La città di Varese è una città di recente formazione, è stata elevata al grado di città nel 1816 e quindi non ha una grande tradizione architettonica o artistica come altre città lombarde, ma ha una fisionomia molto particolare che le ha dato questo nome di città giardino, cioè è una città in cui c'è una compenetrazione tra natura e zone e architettura molto molto forte. Questo elemento è un elemento da tutelare perché è un elemento tipico della qualità della vita dei nostri cittadini. Un cittadino di Varese fa 10 minuti a piedi ed è in un parco o in un bosco. Quindi noi dobbiamo preservare questa qualità della vita mantenendo la struttura a ville e giardini che caratterizza la nostra città, ma anche preservando quel poco di territorio agricolo e forestale che si è preservato. E quindi nei nostri obiettivi ci deve essere questa finalità, cioè mantenere il verde. Indubbiamente però abbiamo anche la necessità di dare possibilità di sviluppo alla città e quindi dobbiamo concentrarci su una trasformazione di ciò che è già edificato. Abbiamo una città che in alcune fasi del suo sviluppo, negli anni 50-60, si è sviluppata in modo caotico, confuso, con edifici anche brutti. Ecco, è su questi che bisogna lavorare, magari riuscendo a densificare in quelle zone laddove sia necessario, oppure creando in quelle zone, penso a Viale Belforte, Viale Valganna, anche delle strutture a vantaggio dei cittadini, ma anche cambiando gli edifici. Possiamo immaginare una sorta di rigenerazione urbana attraverso la demolizione e costruzione di nuovi fabbricati, senza consumare aree verdi. E questo credo sia uno degli obiettivi che ci poniamo tutti. Accanto a questo però dobbiamo stare attenti alla qualità di quello che viene costruito, perché non sempre la nuova architettura incontra poi i gusti della popolazione, quindi bisogna lavorare insieme alla
all'ordine degli architetti, degli ingegneri, per riuscire a far passare un'idea di qualità nella costruzione urbana. Credo che le difficoltà maggiori stiano nella burocrazia, nei tempi delle procedure, che nel nostro paese sono assolutamente inaccettabili, nella difficoltà economica nel quale oggi ci troviamo, per cui non possiamo avere un'autonomia di scelta, ma dobbiamo sempre ricorrere alla collaborazione del privato, perché altrimenti la pubblica amministrazione non è in grado di realizzare nulla. Queste due difficoltà si aggiungono anche al fatto che c'è da parte di molti una sorta di mentalità conservatoristica che rallenta le grandi scelte, ma io credo che un buon amministratore debba anche avere coraggio di superare questi dubbi. Io sono assolutamente convinto che il nostro periodo storico, la nostra civiltà di questo periodo debba riuscire a realizzare qualcosa che rimanga nel futuro della nostra città come un segno, come la rappresentazione di quello che siamo riusciti a fare. In fondo il Sacromonte è stata una scelta audace, è stata una scelta che probabilmente all'epoca avrà creato molte polemiche fra gli ambientalisti magari dell'epoca, perché si andava ad incidere su sulla montagna di Varese, all'epoca piena di vigneti e di frutteti. Meno male che l'hanno fatta questa cosa, meno male che hanno avuto il coraggio di lasciare un segno. Ecco, io non credo che noi si debba fare un'opera d'arte come è stato il Sacromonte, credo che si debba avere il coraggio di lasciare comunque un segno del nostro passaggio su questa terra.